Vediamo adesso uno strumento per creare rubriche di valutazione online. Sto parlando di For All Rubrics. Premetto che per creare una rubrica di valutazione basta anche un semplice foglio di Word. Uno strumento come questo, però, che ci propone dei modelli preimpostati, può essere d'aiuto per chi è alle prime armi, in quanto For All Rubrics propone anche dei descrittori di riferimento per i vari livelli che poi possiamo adattare alle nostre esigenze e ai nostri obiettivi, ma fornisce anche una serie di strumenti e funzionalità molto interessanti che ci permetteranno di interagire con la classe in tempo reale, assegnando ai ragazzi non solo le valutazioni, ma anche dei badge e aiutandoli a costruire un portfolio digitale. Ma andiamo a vedere come funziona For All Rubrics. Come prima cosa dobbiamo recarci alla pagina forallrubrics.com e, se non abbiamo un account, cliccare su Sign Up in alto a destra per inserire i nostri dati e quindi creare il nostro account. Io ho già un mio account, quindi cliccherò qua in alto a destra su Login e farò l'accesso con il mio account di Google. Una volta effettuato l'accesso nella sezione Design, abbiamo subito una panoramica delle cose che possiamo fare con For All Rubrics, ovvero creare e assegnare dei badge, creare delle checklist o creare delle rubriche. Abbiamo poi la sezione Library, dove possiamo visionare rubriche create da altri insegnanti, dove possiamo anche condividere le nostre rubriche. Dopo aver visionato una rubrica pubblica, possiamo poi anche eventualmente copiarla e modificarla. Abbiamo poi la sezione Analyze che ci permette di monitorare in tempo reale i risultati e i progressi dei nostri ragazzi in base alle rubriche che gli abbiamo assegnato. Ma andiamo adesso a vedere come creare la nostra rubrica. Quindi dobbiamo tornare sulla sezione Design. E come vedete abbiamo intanto una rubrica di esempio, una sample rubric, che ci mostra subito quelle che sono le funzionalità, le opzioni che offre questo strumento, ma possiamo anche direttamente creare la nostra rubrica cliccando qua in alto su Create. Il mio consiglio infatti è quello di non eliminare la sample rubric, che potremmo sempre utilizzare come esempio di riferimento, e crearne invece una nuova cliccando qua in alto su Create. Scegliamo quindi qual è l'oggetto che vogliamo creare, in questo caso una rubrica, e si apre un'altra rubrica di esempio. Come vedete, abbiamo qua in alto i livelli, si parte da un livello iniziale fino ad arrivare al livello avanzato. Abbiamo qua a sinistra le dimensioni che vogliamo valutare e qua abbiamo i descrittori per ciascun livello. Modificare questa rubrica è un'operazione abbastanza semplice, basta infatti cliccare sull'elemento che vogliamo modificare e iniziare a scrivere i nostri contenuti. Possiamo anche selezionare dei colori per i vari livelli presenti nella rubrica. Possiamo facilmente aggiungere dei nuovi livelli cliccando qua sul segno più, così come possiamo facilmente aggiungere delle nuove sezioni cliccando qua sul segno Add. Possiamo anche eliminare le varie sezioni che abbiamo creato. Una volta poi salvata la rubrica, potremo anche cambiarne l'ordine a nostro piacimento. Prima di pubblicarla, dobbiamo andare qua sull'editing avanzato per inserire i metadati, quindi il titolo, la descrizione, l'autore ed eventuali tag. La rubrica è in inglese, la pagina è in inglese, ovviamente noi possiamo inserire i nostri dati poi in italiano, ma possiamo anche facilmente tradurre questa pagina, tasto destro del mouse e traduzione automatica in italiano. Quindi una volta che abbiamo creato la nostra rubrica, cliccheremo qua su Fatto. Una volta realizzata la nostra rubrica, la possiamo facilmente copiare, stampare, scaricare, assegnare a una collezione, archiviarla oppure eliminarla. La possiamo anche facilmente modificare cliccando su questa matitina e decidere per esempio di permettere il peer assessment, ovvero il tutoraggio tra pari. In questo modo i ragazzi si potranno confrontare e valutare loro stessi i prodotti della classe. Ma andiamo a vedere adesso il passaggio più importante, ovvero l'assegnazione della rubrica a un'attività e quindi alla classe e ai nostri studenti. Per farlo ci basterà cliccare qua in alto a sinistra nella sezione My Class,
Dobbiamo aggiungere gli studenti, io in questo caso ho già aggiunto un account di prova, ma aggiungere lo studente è molto semplice, basterà cliccare qua su Add Student, inserire i dati, allo studente arriverà una mail per confermare il proprio account. Noi da qui possiamo quindi selezionare la rubrica che vogliamo utilizzare per la valutazione o eventualmente assegnare anche dei badge. Dobbiamo poi assegnare un'attività a quella rubrica. Una rubrica può essere utilizzata per tante attività. Una volta che noi abbiamo creato le nostre attività, le possiamo selezionare qui dal menu a tendina, in questo caso io ne ho creato una di prova. Volendo, ne possiamo facilmente aggiungere altre cliccando qua su Add Activity e quindi inserendo il nome della nuova attività. Per valutare l'alunno ci basterà cliccare qua su questo segno più. E quindi andare a selezionare i livelli di competenza che l'alunno ha dimostrato durante la prova. In base alla nostra selezione verrà calcolato in automatico un punteggio. Clicchiamo quindi su Done. Una volta che abbiamo valutato il nostro studente, dobbiamo pubblicare la rubrica per mostrargliela. Quindi dobbiamo cliccare qui a destra su Publish Result. Anche in questo caso possiamo stamparla, possiamo inviarla via mail. E possiamo visionare anche il portfolio dei nostri studenti. Infatti, i nostri studenti nel loro account avranno la possibilità di realizzare un portfolio. Il portfolio digitale è un ottimo strumento non solo perché permette ai ragazzi di visionare in tempo reale le valutazioni badge che di volta in volta gli vengono assegnati dall'insegnante, ma soprattutto perché gli permetterà anche di selezionare e raccogliere i propri elaborati, quindi tutta quella documentazione che ha contraddistinto e caratterizzato il loro percorso di crescita, di cui all'interno di questo strumento potranno fornirne anche una propria analisi e reinterpretazione. Non solo, il portfolio digitale che potrà essere visionato anche dal docente diventerà uno strumento che permetterà a noi insegnanti di valutare non solo il prodotto finale, ma anche il processo sottostante allo stesso e quindi tutte quelle strategie che l'allievo è stato in grado di mettere in atto.